John Borno, ragazzi, John Borno. John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Sono molto basito da quello che leggo, sono molto basito dalle cifre che girano. Non sono completamente in disaccordo con quello che sta succedendo, sia chiaro, nel senso che conti alla mano posso capire, però resto veramente basito. Allora, discorso che tiene banco in queste ore e che terrà banco per il prossimo calciomercato gira intorno al nome di Kylian Mbappé. Ma perché? Perché sì, ragazzi, perché Mbappé sarà il futuro, e sottolineo futuro, del calcio. Secondo me, quando Messi e Ronaldo tireranno via la loro carriera, scaricando ufficialmente, mettendo a referto stoico quello che hanno fatto, Kylian Mbappé sarà il calciatore più forte del mondo. Si giocherà questo scettro con qualcuno, Vinicius, magari, con Foden, magari, con Erling Haaland, magari. Ce ne sono tanti. No, tanti no, non facciamo chiarezza quando dice ce ne sono tanti parlando di Messi. Però ce ne sono diversi. Certo è che secondo me Mbappé è il più indiziato per diventare, diciamo, il favorito a vincere vari palloni d'oro nei prossimi anni. La decisione finale però ancora non è arrivata. Arriverà dopo il 21 maggio, questo è quello che trapela. Ma qua si parlano di cifre, ragazzi, che io non ho mai visto in tutta la mia vita. Cifre, ma non io a livello economico che mi sono entrati a me, ci mancherebbe altro, ma che non ho mai visto nemmeno per nessun altro calciatore. Dopo il 21 maggio, quindi dopo il match contro il Metz, l'ultima di campionato contro il Paris Saint-Germain, si deciderà ufficialmente che cosa fare con Kylian Mbappé, che a giugno andrà ufficialmente in scadenza, quindi manca un mese e mezzo e sapremo la nuova squadra di Kylian Mbappé. Detto ciò, io pensavo che si potesse già sapere in questa settimana, in realtà ero molto fiducioso, perché comunque il Paris Saint-Germain è già campione di Francia, già ha vinto il titolo. Tra l'altro, oggi su Simone Sicco, il mio altro canale, uscirà un video nel quale andremo a fare il pagellone del Paris Saint-Germain campione di Francia. L'ho già fatto ieri con il Bayern Monaco campione di Germania, il pagellone, recuperatevelo se ve lo siete perso, sempre su quel canale, se no ovviamente oggi il Paris Saint-Germain campione di Francia. E Kylian Mbappé, come sempre, è stato super... Ma che cazzo è successo? È super protagonista, ma non so che è successo. Beh, fatto sta che comunque sì, dobbiamo ammetterlo, dobbiamo dirlo senza troppi problemi. Il Paris Saint-Germain ha già vinto. Mi sta arrivando il raffreddore, mi aspettavo appunto che potessimo sapere già questa settimana, invece no. In Spagna, ma che cazzo è successo? In Spagna, ok, lo danno già per fatto, lo danno già per nuovo giocatore del Real Madrid. ESPN ne ha parlato come praticamente calciatore del Real Madrid, prima di tutto. Però ieri in realtà c'è stato l'incontro più importante di tutti, ovvero l'incontro tra la madre di Mbappé e la dirigenza del Paris Saint-Germain a Doha, in Qatar, perché sapete bene che il Paris Saint-Germain è sotto proprietà qatariota. E questo contatto, anche qui secondo ESPN, è stato un contatto che ha portato aspetti molto positivi, cioè quello che è trapelato nell'incontro tra la madre di Mbappé e la dirigenza del Paris Saint-Germain è di un incontro veramente positivo. E quindi colpo di scena, non colpo di scema, ma colpo di scena, potrebbe effettivamente poi rimanere Mbappé al Paris Saint-Germain. Ora parliamo un attimo di cifre, perché Mbappé sembrava molto vicino al Real Madrid. Adesso vi parlo della cifra che gli offrirebbe il Paris Saint-Germain. Ecco perché starebbe pensando di rimanere. E qua, ragazzi, secondo me è un discorso di mero denaro, solamente economico. Io non voglio poi entrare in discorsi, appunto, cioè non voglio fare i conti in tasca a nessuno. Il portafoglio è di Mbappé ed è giusto che faccia le sue scelte. Però, se dobbiamo parlare di ambizioni per vincere la Champions, non c'è niente di meglio che il Paris Saint-Germain, che comunque ogni anno continua a investire. Se invece fai un discorso di ambizioni a livello di club, perché io lo capisco benissimo, Mbappé, io non farei mai tutta la mia carriera in Francia. Cioè, è una cagata. Io proverei ad andare in Premier League, ad esempio, o in Liga al Real Madrid, perché comunque il Real Madrid è il club più vincente della storia del calcio, ed è il club più vincente anche in Champions League, quindi in Europa, e la Premier League è il campionato più bello del mondo. Quindi, se potessi scegliere, io lascerei la Ligue 1 e andrei da qualche altra parte. Però, se tu scegli di non lasciare la Ligue 1 dopo che ha deciso questo, lo fai solamente per soldi in questo caso, perché comunque cosa ti ha spinto a dire al Paris Saint-Germain che non avresti rinnovato? Sicuramente non una mancanza di ambizioni da parte del Paris Saint-Germain, visto che l'ultimo anno ti ha preso Messi
Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e il terzino portoghese, mi pare Porto, Nuno Mendes. Cioè, nel senso, ti ha preso Cristo e la Madonna, davanti c'hai Neymar, Mbappé, Messi, è normale, Di Maria, Icardi, insomma ce n'hai 2 miliardi, è normale che insomma... Non è che stai parlando di un progetto che stenta a decollare, il progetto decolla è come. Però lui l'aveva scelto per una sorta di ambizione. Se adesso rimani, è un discorso legato solamente ai soldi. Si parla di 40 milioni di euro l'anno. Quindi, ragazzi, andrebbe a prendere una cifra impensabile, veramente impensabile. Impensabile. Pensate che Ronaldo ne prende 30 l'anno. 30 l'anno, e 30 l'anno li ha presi per la Juventus. Alla Juventus 40 l'anno gliene darebbe il Paris Saint-Germain per 5 anni, quindi fatevi il conto, un totale di 200 milioni di euro di stipendio per 5 anni, più alla firma 150, Madonna mia, sudo, 150 milioni di euro cash. C'è una cifra impensabile, cioè tra il bonus alla firma e gli anni di contratto, Kylian Mbappé percepirebbe 350 milioni di euro in 5 anni dal Paris Saint-Germain. Pazzesco. E io sono d'accordo con voi, sicuramente che direte tipo, vabbè, ma sono cifre fuori mercato, ma è una follia, ma che senso ha? Sì, però dall'altra parte vi dico, ma davvero pensate che fare qualcos'altro... sarebbe meglio? Cioè, ne parlavamo ieri con lo Zoccolo Duro che saluto in live e lui diceva, giustamente, tu perdi che sì, che comunque chiedeva tanti soldi, e prendi Renato Sanchez che di soldi ne prende meno. Sì, è vero, è verissimo, però è anche vero comunque che Renato Sanchez, cioè che sì, quanto chiedeva? 8, 9, tantissimi, molto alti per il valore del giocatore, e devi trovare un equilibrio, magari correlato anche agli altri giocatori, perché poi gli altri Teo, quello e quell'altro, ti bussano e ti dicono: ah, ma perché lui prende quello e io prendo questo? Sì, sono d'accordo con te. Mentre con Renato Sanchez riesci a dare esattamente più o meno quanto prende la media della squadra. Però poi per Renato Sanchez tu devi sborsare i soldi, cioè tu devi andare a pagarlo perché hai scadenza, quindi lo paghi poco, 25 milioni di euro. E quei 25 milioni di euro non li avresti mai spesi se avessi tenuto che sì. Certo, avresti dato tanti soldi a Kessié, però quei soldi non li avresti mai spesi. E quindi a questo punto vi domando, ma perdere Mbappé? Sì, magari non gli dai tutti questi soldi, per sostituirlo con chi? Vi faccio un nome, facciamo un gioco facendovi capire più o meno quello di cui sto parlando. Mettiamo conto che il Paris Saint-Germain decida di lasciare andare Mbappé e che prenda Haaland, cosa che vedo molto difficile perché pare che Haaland se lo giocheranno il Manchester City e il Bayern Monaco, sebbene poi il Bayern Monaco pareva essersi ritratto, pareva essersi tirato indietro, invece poi alla fine ecco che è rientrato prepotentemente, però io alzo le mani e non voglio dire nulla. Detto questo, però, facciamo un calcolo. Haaland, quanti soldi lo paghi? Haaland lo paghi 75 milioni di euro di clausola rescissoria più 100 milioni di euro netti a Mino Raiola, per un totale quindi di 175 milioni di euro, una cifra molto alta, più alta leggermente di quella che daresti a Mbappé alla firma. Gli daresti 150, Haaland lo paghi 175 milioni, quindi che tu dai i soldi a Mbappé o che tu dai i soldi a Raiola, sostanzialmente che cosa ti cambia? Poco, nulla, e a Raiola e al Borussia Dortmund. In più, cifre tirate fuori da il Daily Mail, quindi non mi sto inventando nulla. Haaland andrebbe a percepire al Manchester City, qualora si facesse la trattativa, 30 milioni di euro l'anno. Non sono i 40 di Mbappé, ma sono comunque 30. Non è che stai dicendo lo prendo e gli pago 8 milioni l'anno, lo pago 30 milioni. 30 milioni per 5 anni fa 150 milioni di euro. Se andiamo a sommare i 175 che paghi tra procuratore e ingaggio e acquisto, e l'ingaggio, quindi insomma lo stipendio, 150 milioni, i soldi sono 325 milioni di euro da spendere per l'operazione Erling Haaland. E allora vi dico, tra i 325 che andresti a spendere per Erling Braut Haaland, e i 30, 30, stavo per vomitare, i 350 andresti a spendere per Kylian Mbappé, che so che vi fa strano pensarlo, perché qualcuno dice: scusa, ma Mbappé era tuo e per tenerlo spendi 350 milioni, invece Haaland non è tuo, lo devi comprare, e per prenderlo spendi 325 milioni. Sì, però messi là, perché poi tu Mbappé lo perdi, quindi devi provare a vederla come un acquisto, un nuovo acquisto. Messi là, con 25 milioni di differenza, voi prendereste Mbappé
o Haaland. Io fossi il Paris Saint-Germain, tutta la vita Mbappé, che tra l'altro può fare tutti i ruoli dell'attacco, perché può giocare punta alla destra, alla sinistra, se non è più forte, cioè qui non ci stanno né Christian né Madonna, per me è più forte punto Mbappé. Haaland è un giocatore fortissimo, che però vedo più relegato all'attacco, mentre Mbappé spazia, può fare qualunque cosa, e poi c'ha un'altra dote, Mbappé ha proprio altro Mbappé, e poi è già tuo, e poi conosce benissimo l'ambiente, e poi sapete già, lo sai già, com'è l'impatto di Mbappé a grandi livelli, perché ci gioca da 3, 4, 5 anni, da quant'è che ci gioca? E invece Haaland no. Haaland l'hai visto giocare al Salisburgo e al Borussia Dortmund, per me farà benissimo anche dovesse andare al City, però finora il massimo se lo giocherà al Borussia Dortmund. E quindi io capisco anche la mossa del Paris Saint-Germain, a meno che poi tu non voglia andare su un attaccante così, quindi dici guarda, prendo Darwin Núñez, che lo pago 60 milioni lui, procuratore non prende un euro perché chi cazzo è il procuratore, mo scopro che è Raiola, però vabbè, non penso prendano soldi sulla procura di Darwin Núñez, non una decina di milioni al massimo. Gli do quei 8 milioni l'anno per 5 anni, 8 milioni di 40, 40 milioni più 60, ecco 100 milioni, vado a risparmiare i 250 milioni. Sì, però c'hai Darwin Núñez e non c'hai Kylian Mbappé. Ma paradossalmente anche prendendo Lautaro, Andrés, per faccio un esempio, un nome Lautaro a caso, che comunque è probabilmente l'attaccante più forte, che vale di più nel nostro campionato, credo che sia l'attaccante che valga di più, perché vabbè, Immobile c'è una certa, Abraham e Osimhen per me valgono meno a livello economico in questo momento di Lautaro, non parlo di qualità ma parlo di livello economico. Anche prendessi Lautaro con 100 milioni te lo prendi, con 12-13 milioni te la cavi, alla fine risparmi tanto, perché risparmi tanto, spendi comunque soldi ma risparmi tanto, ma non è Mbappé, cioè non mi venite a paragonare con tutto il rispetto Mbappé con Lautaro Martinez. E poi bisogna vedere pure che l'Inter te lo dà, poi Lautaro, vabbè, Lautaro è un altro ruolo, è una seconda punta, può giocare pure punta, ma attacco a tre non lo so, ho fatto un nome a caso. Boh, io capisco la mossa del paese, sono tantissimi soldi, ma tantissimi, però comprendo sinceramente la mossa del Paris Saint-Germain. Voi che ne pensate? Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, io vi ringrazio per aver visto i video, vi lascio tantissimi mi piace, buon cielo come sempre, ci vediamo al prossimo video.